delle folgorazioni improvvise. Non mutano il tuo destino, ma possono indurti però ad alterare il tuo modo di considerarlo. Licia Maglietta, protagonista dei film più famosi di Mario Martone, indimenticate interpreti di Pane e Tulipani di Silvio Soldini, porta in scena al San Nazaro nell'ambito del Napoli Teatro Festival La grande età e il pensiero dell'intellettuale Clotilde Marghieri, scrittrice e giornalista napoletana, che ha fatto parte di quel gruppo di intellettuali dei primi 50 anni del Novecento, come Matilde Serao e Benedetto Croce. Lo spettacolo, dal titolo Amati Enigmi, prodotto da Fondazione Campana di Festival, è tratto dall'omonimo romanzo in forma epistolare, col quale Marghieri vinse il premio Viareggio nel 74, all'età di 77 anni. Durante una notte di Capodanno, Clotilde scrive a un misterioso interlocutore, Jacques. Nella missiva c'è un'ampia riflessione sulla vita passata dell'autrice e sul suo presente di donna ormai anziana, che ha di fronte a sé l'incedere della morte. È a Simone de Beauvoir che Clotilde Marghieri pensa, alle passioni spente e a se stessa, in chiave ironica, come spiega Licia Maglietta. Lei scrive questo libro, questo testo lo scrive all'età di insomma, circa 75 anni all'incirca, quindi un'età insomma, più avanti della mia. E io sono in mezzo, non sono più giovane come le dice, non ho raggiunto quell'età, ma questo testo mi ha fatto capire quanto è vero che sei l'una e l'altra cosa, quanto è vero che già dei barlumi di qualcosa che può essere, no? Anche, possono essere anche delle difficoltà, e sono delle difficoltà dell'età, della grande età, ma quanto le cose sono tutte insieme.